esattamente 58 anni fa, il 5 aprile del 1960, nasceva quello che da molti è considerato il calciatore più forte dell'era moderna. Nasceva uno dei giocatori più vincenti della storia, nasceva Ernesto Maria Volpe. Johan Cruyff, che si trovava in Cilento all'inizio del 1984, quindi pochi mesi prima del suo ritiro, vedendo Volpe giocare un amichevole tra il Real Castagneta e la SSC Rutino, disse: posso ritirarmi serenamente, ho trovato il mio erede. Invece Diego Armando Maradona, che fu contemporaneo di Volpe, in un'intervista disse: Platini, l'unico giocatore al mio livello e che forse mi è anche superiore è Ernesto Volpe. Invece una testimonianza più italiana è quella di Roberto Baggio, che parlando dei giocatori che avevano ispirato a diventare un calciatore, citò proprio Volpe come fonte principale della sua passione per il gioco del calcio. Ma Volpe non fu solo l'unico giocatore italiano capace di alzare ben 3 Champions League di fila. 3. Volpe è anche attualmente un filantropo, un grande collezionista e ha avuto un importante successo come allenatore di basket. Nel giorno del suo 58esimo compleanno e a poche settimane prima del suo ritiro, l'intero mondo del calcio e con esso la Nucleo Storico Production ha deciso di dedicargli un documentario che ripercorrerà l'intera sua carriera e che avrà anche le testimonianze di alcuni tra i calciatori più iconici che hanno avuto l'onore di giocare con Ernesto. You know, I'm a midfielder from Manchester United and I won the Champions League too. Sono un centrocampista del Manchester United e ho vinto anche una Champions League. But he was a fighter. He never gives up. And the way he touches the ball is just fantastic. Però lui era un combattente, non si arrendeva mai. Il modo in cui toccava il pallone era semplicemente fantastico. Number one, numero uno. Questo senza contare gli innumerevoli contributi che vengono dalle persone più care a Volpe, ovvero la sua famiglia. La prima volta che ho visto quell'uomo calcare il suolo di un campo di calcio, ho pensato: è un dio.